Oggi parliamo della scoperta della loggia massonica Propaganda 2, la P2, avvenuta nel marzo del 1981 nella villa di Licio Gelli, il capo della P2, Villa Vanda, Castiglion Fibocchi, sulla base dell'indagine di due magistrati, Giuliano Turone e Gherardo Colombo. Una vera bomba sul sistema Italia, nel senso che fra i 932 iscritti a questa loggia si furono trovati politici, persone in divisa, delle forze armate, del giornalismo, personalità del mondo dell'imprenditoria, magistrati, di tutto. E questo terremoto provocò le dimissioni del governo presieduto da Arnaldo Forlani, che aveva provato a tenere segreti gli elenchi della P2, e l'ascesa del primo governo presieduto da un non democristiano, da un laico, Giovanni Spadolini, segretario del Partito Repubblicano, il quale Spadolini si impegnò a varare appunto una commissione d'inchiesta che indagasse a fondo sulla P2. Roma, via Veneto, Hotel Excelsior. Proprio qui, durante gli anni 70 e gli inizi degli 80, Licio Gelli ha il suo quartier generale. Imprenditori, politici, faccendieri, agenti segreti, tutti fanno la fila per incontrarlo. Anche Indro Montanelli, a quel tempo tra i più popolari giornalisti italiani, non resiste alle sirene del maestro venerabile. Accade dopo l'uscita dal Corriere della Sera. Alla ricerca di finanziamenti per il nuovo giornale che ha fondato, ci va accompagnato dal capo della redazione romana, Renzo Trionfera. Andammo all'Hotel Excelsior e Trionfera mi disse: sai, adesso quando entriamo noi non diciamo niente al portiere che cerchiamo. E dico: perché non diciamo niente? No, dice, perché sai, Gelli è uno che tiene molto alla discrezione, non vuol far sapere. Questo cominciò un po', non dico a impressionarmi, ma a incuriosirmi. Dico: ma tu sai la camera dove si deve andare? Sì, lo so, il 121, il 123 del primo piano dell'Hotel Excelsior. Infatti noi passiamo davanti al portiere che non ci chiede niente, saliamo al primo piano. E sai com'è fatto l'Hotel Excelsior? Arrivato sull'ascensore ci sono tre o quattro corridoi, quindi noi rimanemmo incerti su quale infilare. In quel momento passò un cameriere col vassoio in mano. Ma che cercano, il signor Gelli? Ma chi è Licio Gelli? E soprattutto, perché è così potente? Roma, via della Dogana Vecchia, Palazzo Giustiniani. È qui che il grande Oriente d'Italia, la massoneria italiana, ha avuto sede dal 1901 fino al 1988, tranne durante il ventennio fascista, quando viene sciolta. Licio Gelli a Palazzo Giustiniani è di casa. La sua affiliazione avviene il 5 novembre del 1963. Di lì a poco è chiamato ad affiancare l'avvocato Roberto Ascarelli, che sta ricostruendo una loggia coperta chiamata P2. Si tratta di una loggia vecchia quasi di 100 anni, alla quale erano stati iscritti anche alcuni dei più importanti politici del passato. È in questo momento che la storia di Gelli comincia a incrociare e a sovrapporsi a quella del nostro paese. Ma chi è Gelli? E perché è un uomo così potente? Ultimo di quattro fratelli, Licio Gelli nasce a Pistoia il 21 aprile 1919. A 18 anni parte volontario per partecipare alla guerra civile spagnola a fianco dei falangisti di Franco. Al ritorno è tra i più attivi della Federazione Fascista di Pistoia. Nel dopoguerra, grazie ai buoni rapporti con il parlamentare democristiano Romolo 12, diventa il direttore dello stabilimento Permaflex di Frosinone.
Dai materassi passa all'abbigliamento e nel 1967, tornato ad Arezzo, entra in società con i fratelli Mario e Giovanni Lebole, che gli affidano l'azienda tessile Giole. Sotto la gestione di Gelli, la Giole ha una rapida espansione e nella sede di Castiglion Fibocchi, alla periferia di Arezzo, arriva ad occupare fino a 1000 dipendenti. In segno di gratitudine, i fratelli Lebole cedono la loro enorme villa, la più grande di Arezzo. Gelli ne cambia il nome, intitolandola alla moglie, Wanda Vannacci. È qui che nel 1973 convocherà una riunione a cui partecipano molti esponenti dei vertici militari italiani. Ma di questi particolari della vita di Gelli, così come delle trame che da tempo stava tessendo, che cosa si sapeva in quegli anni? Si sapeva già molto, la classe politica faceva finta di non sapere e cercava di rinviare sempre in un passato molto lontano la conoscenza con Gelli o della P2, come a dire, ma io non ne sapevo nulla fino a... Invece ci sono delle date che nessuno poi ha potuto far finta di non conoscere o far finta di non esserci in quel momento. È il 1976 e la loggia P2 è già al centro dell'attenzione di chi segue alcune inchieste giudiziarie. Per esempio l'uccisione di Vittorio Cozio è stato un momento chiave, diciamo, nella storia, perché Occorsio aveva seguito delle storie molto molto delicate, compreso la strage di Piazza Fontana. Occorsio è un magistrato romano che negli anni 70 si occupa a lungo dei movimenti neofascisti. Indaga anche sui sequestri di persona all'ordine del giorno in quel periodo. Nella P2 ci si imbatte per caso. È Sandro Saccucci, un ex ufficiale dei Parà, già membro del gruppo neofascista Ordine Nuovo e ora deputato del Movimento Sociale Italiano, a confessargli di appartenere alla massoneria, parlandogli pure di Licio Gelli e della loggia P2. Trame nere, sequestri di persona, P2. Occorsio si convince che siano collegate e lo confida all'amico e collega Ferdinando Imposimato. Ricordo perfettamente che egli pochi giorni prima mi aveva fatto una istanza di emissione di alcuni mandati di cattura contro imputati. Uno di questi imputati era iscritto alla loggia P2 e egli aveva anche individuato dei collegamenti tra sequestratori di persona, terroristi neri appartenenti alla loggia P2. Occorsio non farà in tempo ad approfondire l'inchiesta perché viene ucciso da un comando terrorista di Ordine Nuovo. 8:30 di sabato 10 luglio 1976. Vittorio Occorsio è appena uscito di casa. Sale sulla sua auto, una 125. Dopo poche centinaia di metri frena bruscamente. Due terroristi gli sbarrano la strada. Uno, armato di mitra, spara. Occorsio muore sotto la prima raffica. L'omicidio suscita grande emozione nel paese. Perché adesso uccidono i giudici? Titola il settimanale L'Espresso. Nell'ampio articolo sull'omicidio del giudice romano sono presenti anche alcune domande poste a Gelli. Secondo lei, come è nato il sospetto di un collegamento tra massoneria e sequestri? Ho le prove che si è trattato di lettere anonime scritte da persone che erano state espulse dall'organizzazione. Passano pochi mesi e un iscritto alla massoneria di Palazzo Giustiniani, l'ingegnere Francesco Siniscalchi, invia una denuncia ai magistrati di Firenze che indagano sull'omicidio Occorsio, fornendo una dettagliata documentazione sulla P2. Il dossier sarà poi pubblicato sul settimanale Panorama in un'inchiesta che porta la firma dei giornalisti Maurizio De Luca e Sandra Bonsanti. Mi ricordo Siniscalchi che ci raccontò tutte le cose che lui era venuto a sapere e che sapeva benissimo dall'interno del Grande Oriente d'Italia. Ci chiamava
E spesso andavamo perché ci aveva delle notizie importanti, cioè è stata una fonte molto importante per i nostri articoli. E poi ovviamente cercavamo anche di controllare, di fare i controlli come si lavorava. Vengono alla luce nuove testimonianze e nuovi documenti sulle attività allarmanti di una parte della massoneria italiana. Sono ormai pubbliche le denunce di un progettato colpo di Stato maturato nel 1971 all'interno della loggia, cioè della sezione più segreta e più potente del Grande Oriente d'Italia, cioè la loggia P2, indicata come il centro di questi disegni eversivi. Poi, in un'intervista al telegiornale, Francesco Siniscalchi rincara la dose. Non solo denuncia l'attività eversiva della P2, ma parla di una loggia ancora più segreta, la P1. Ecco, ingegnere, quali sono i rapporti tra questa famosa P2 e questa nuova P1? Nel giugno del 70 il Gran Maestro Salvini, a 3 mesi dalla sua elezione, aveva già delegato tutti i suoi poteri, contrariamente alla tradizione massonica, a Licio Gelli. Presumibilmente questa P1 ha voluto costituire una scelta di elementi per poter guidare questi direttamente il Gran Maestro, insieme a Licio Gelli. Sono denunce importanti quelle di Francesco Siniscalchi, soprattutto perché sono le prime che trapelano dall'interno della massoneria. Partono le indagini e Licio Gelli viene interrogato più volte dal giudice di Firenze Pierluigi Vigna. Gelli dette l'impressione, almeno a me, un'impressione soggettiva, direi essere una persona abile, una persona dotata di furbizia. A Vigna Gelli ammette di essere stato repubblichino, di essere consigliere economico dell'ambasciata argentina a Roma e rivela che Vito Miceli, al vertice del SID, il servizio segreto italiano, è iscritto alla P2. Sicuramente non fece mistero, per esempio, anche questo risulta negli atti già pubblici, di aver contattato certe persone per la nomina, per esempio, di Miceli a capo del SID. Lui lo dichiarò espressamente a verbale. Intanto arriva l'estate. Anche la televisione si sta occupando della P2. È Enzo Biagi a condurre un programma di approfondimento sulla loggia segreta. Ah, buonasera, parla Enzo Biagi. C'è l'avvocato Cecovini, per favore. Sono io. Tra gli ospiti in studio c'è Manlio Cecovini. Si tratta di una persona molto nota nella sua città, Trieste, ma molti probabilmente ne ignorano il ruolo che detiene all'interno della massoneria. Cecovini è il sovrano e gran commendatore del Supremo Consiglio del 33° e ultimo grado del rito scozzese antico e accettato. Oggi le posso assicurare che la P2, con lo stesso nome, forse verrà cancellato anche quello perché non ne resti neanche ricordo, è stata completamente trasformata in una loggia assolutamente normale. Ah, no, no. Ma questo chi gliel'ha assicurato? No, non è vero. Chi gli ha dato questa assicurazione? Non è affatto vero, la loggia P2 ha una sua sede riservata rispetto a Palazzo Giulia. E quali sarebbero le colpe della loggia P2? Perché la gente sente parlare della P38, della P2. Cominciamo a dire cos'è la P2. La loggia P2 è una loggia appunto storicamente propaganda, molto riservata, dove si iscrivono alcuni fratelli che non debbono essere neanche conosciuti dagli altri fratelli. Ma suppongo i ministri, tanto per essere semplici. Supponiamo i ministri, sì, di cui si parla. Gente che non dovrebbe essere... Grossi banchieri. Come chi? Come Sindona. Chi? Sì, come Sindona, ad esempio. Vorrei che l'avvocato Benedetti, pare che sulla P2 ne sappia di più. Salvini, nel luglio del 1971, nella giunta esecutiva, che è l'organo di governo del Grande Oriente d'Italia, apertamente disse che alcuni fratelli della P2 lo stavano preoccupando perché stavano preparando un colpo di Stato. Ci sono i verbali che documentano questa affermazione, ci sono tutti i testimoni che l'hanno sentita. Dagli inizi degli anni 60 sono diversi i tentativi di colpo di Stato in Italia. La scena politica è in fibrillazione. Il Partito Comunista Italiano, il più grande dell'Occidente, è in crescita di consensi, raccogliendo la spinta dei movimenti sociali che hanno investito la società. In un mondo diviso ancora in blocchi, il PC è visto come una minaccia, soprattutto negli ambienti della NATO.
Dopo la prima settimana di campagna elettorale, le elezioni italiane si stanno trasformando in un referendum con un solo quesito. Gli italiani vogliono i comunisti al governo oppure no? Così comincia l'articolo apparso sul New York Times il 23 maggio 1976, un mese prima delle elezioni politiche. Agli occhi del corrispondente americano Alvin Shuster appare chiara la posta in gioco nelle elezioni italiane. Il clima della campagna elettorale è acceso. È dal 1948 che non si assiste a una competizione elettorale così importante. Per la prima volta si parla di una possibile vittoria delle sinistre e di una sconfitta della Democrazia Cristiana. A pochi giorni dalle elezioni, il settimanale Time esce con in copertina il volto del segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e con sotto il titolo «Italia, la minaccia rossa». Alla vigilia del 20 giugno ero sollecitato dai lettori a dire per chi si deve votare. E allora ho detto di votare per un certo partito che dovrebbe occupare un'area di centro. E io ho detto, vabbè, c'è questo solo a disposizione, così turiamoci il naso perché puzza. Indro Montanelli, noto per il suo anticomunismo, ha chiamato a raccolta tutti i moderati invitandoli a votare DC. A Roma i voti comunisti sono passati dal 26,7% al 35,4%, i voti democristiani dal 30,8% al 33%. Dal 20 giugno esce un nuovo Parlamento. La risposta delle urne sembra dargli ragione. Il PC cresce, ma il blocco di governo riesce a mantenere la maggioranza. Negli anni seguenti il paese vivrà una lunga stagione di stragi, assassini e trame eversive. Una sequenza impressionante culminata nel 1978 con il rapimento e la morte di Aldo Moro e poi con la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. E spesso gli inquirenti si troveranno di fronte a trame e depistaggi che hanno al centro la loggia P2. Dietro l'obiettivo di lotta al comunismo, la loggia ha alimentato una catena di mutua assistenza per favorire carriere, accrescere il proprio potere e occupare i ruoli strategici dello Stato, con il risultato di inquinare pesantemente la democrazia italiana. Anche il quotidiano più venduto in Italia, il Corriere della Sera, è finito all'insaputa dei lettori sotto il controllo della P2. Ed è proprio il Corriere della Sera a pubblicare il 5 ottobre 1980 un'intervista a Licio Gelli. A firmarla è Maurizio Costanzo, il cui nome, si scoprirà in seguito, è presente negli elenchi della P2. Me lo ricordo come se fosse ora, quella mattina che aprì il Corriere della Sera e ci trovai l'intervista di Costanzo a Gelli e ero assolutamente strabiliata. Era un anno molto particolare perché c'era appena stata la strage alla stazione di Bologna e quindi questa uscita improvvisa di Gelli con quelle domande. Le risposte di Gelli sembrano contenere messaggi in codice indirizzati agli iscritti alla loggia. Lui era sicuramente in difficoltà e probabilmente sapeva di esserlo. E ha giocato questa carta di... pensava di poter riaffermare il suo potere. Però se è stata una mossa difensiva o offensiva, io ancora me lo chiedo. Ancora non sono sicura del perché lui l'abbia fatto in quel momento. Perché da quel momento sicuramente comincia un momento in cui anche gli amici che lui aveva in America cominciano a mollare Gelli, sennò non si sarebbe potuti arrivare poi alla scoperta degli elenchi di Turone e Colombo. La svolta giunge con il caso Sindona. Michele Sindona è un banchiere siciliano molto vicino a Gelli.
Di lui si è a lungo parlato come di un mago della finanza. È in buoni rapporti con lo IOR, la banca vaticana che si è associata alla banca privata finanziaria dello stesso Sindona. Nel 1973 Giulio Andreotti si è spinto a definirlo un salvatore della lira. Ma Sindona è anche il finanziere di riferimento della mafia siciliana che, attraverso di lui, ricicla i soldi del narcotraffico. Di lì a poco, il salvatore della lira crollerà, travolto dalla bufera del crack finanziario della sua banca, dopo aver abbondantemente sovvenzionato le casse del partito di Andreotti. Nel settembre del 1974 viene disposta la liquidazione coatta della banca di Sindona e l'avvocato Giorgio Ambrosoli è nominato commissario liquidatore. La sera dell'11 luglio del 1979 Ambrosoli viene ucciso con 4 colpi di pistola. È a questo punto che entrano in scena i due giudici istruttori del Tribunale di Milano, Gherardo Colombo e Giuliano Turone. Indagando sull'omicidio Ambrosoli e sul finto rapimento di Sindona a New York, i due giudici si imbattono sempre più spesso nella figura di Gelli. Sia qui in Italia che alla Procura distrettuale di Brooklyn si procedeva nelle indagini nei confronti di Michele Sindona, perché anche in America lui era incriminato per la bancarotta della banca americana che aveva lì. E c'era una notevole cooperazione fra noi e la Procura di Brooklyn, tant'è vero che gli stessi americani ci hanno dato una agendina di Michele Sindona che era stata sequestrata da poco da loro, dove c'erano i recapiti di Licio Gelli e c'era anche un recapito che ci era assolutamente ignoto ed era di questa ditta Giole di Castiglion Fibocchi, provincia di Arezzo. Si arriva così al 17 marzo del 1981 e i due giudici affidano la perquisizione alla Guardia di Finanza di Milano. C'era da fidarsi di loro, per cui abbiamo anche deciso che loro dovessero non utilizzare loro colleghi di altri reparti, dovevano partire da Milano loro con delle cautele veramente notevoli, tant'è vero che tutti quanti sono arrivati a Arezzo, ma quasi tutti non sapevano dove stavano andando, no? In particolare a Castiglion Fibocchi, nella sede della Giole, l'operazione è coordinata dal maresciallo Francesco Carluccio, deciso ad andare avanti senza lasciarsi intimorire dalla segretaria di Gelli. Il merito va tutto a lui. Se non ci fosse stato Carluccio, un altro con coraggio minore, eccetera, aveva fatto finta di non vedere niente, perché sono arrivate poi le pressioni. Il comandante generale della Guardia di Finanza era nella P2 e ha fatto subito una telefonata. La Guardia di Finanza si imbatte dapprima in una serie di buste sigillate contenenti documenti relativi a diversi affari gestiti dalla P2 e poi, aprendo la cassaforte, negli elenchi degli iscritti. Abbiamo capito subito che era una cosa grossa, tanto è vero che c'è il colonnello che dice a Carluccio: fai venire le macchine con la scorta armata. Gli elenchi degli iscritti contengono 962 nominativi, nomi che scottano. Vista l'importanza della scoperta, l'intenzione dei due giudici è di informare al più presto il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. L'unico sbaglio, chiamiamolo così, tra virgolette ovviamente, di Turone e Colombo fu quello di non assicurarsi che Sandro Pertini, che il Presidente della Repubblica a cui avrebbero poi portato gli elenchi, fosse al Quirinale. E invece Pertini era in viaggio in America Latina. Viaggio di Stato, quindi eravamo diversi giornalisti con lui.
tra cui Enzo Biagi, Miriam Maffai, c'ero io allora per la stampa, e si sapeva che era stato trovato qualcosa e che c'era molto e che c'erano questi magistrati che cercavano il presidente, eccetera. Ma Pertini stesso non sapeva che cosa avessero trovato. Ma occorreranno ben 2 mesi prima che il presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani, si decida a renderli pubblici. Buongiorno. In primissimo piano un avvenimento che investe la vita dello Stato. Sono stati resi noti questa notte i nomi degli aderenti o presunti appartenenti alla P2, la potente loggia massonica, che si ritiene invischiata in oscuri giochi di potere politico e finanziario. Nelle carte di Licio Gelli, il capo della loggia sequestrate dalla magistratura, c'era lo schedario dei 972 nomi. Si spalancò un mondo occulto che era sconosciuto. Decine e decine di alti vertici delle forze militari, dell'arma dei carabinieri, della diplomazia, della magistratura, dell'altra burocrazia, del giornalismo, del mondo imprenditoriale. E c'erano anche 44 parlamentari. Ecco, se ci pensiamo bene, questi 44 parlamentari esprimevano segretamente una media forza politica che non si era presentata alle elezioni e che gli italiani non sapevano che fosse occultamente presente in Parlamento, rispondendo segretamente alle volontà di Licio Gelli. Parlamentari, militari, magistrati e uomini dei servizi segreti, giornalisti, dirigenti d'azienda e dello Stato. Non mancano persino personaggi dello spettacolo celebri a quel tempo come Claudio Villa e Alighiero Noschese. Caro onorevole Andreotti, buonasera. Vuole mettersi comodo? Vuole sedersi? No, grazie. Ci sono stato 20 anni seduto. Di Alighiero Noschese in particolare si narra che Gelli si sarebbe servito per spacciarlo al telefono per Andreotti. Imitazione del resto che gli riusciva piuttosto bene. Beh, sono molto lieto di comparire sui teleschermi, anche perché non avendo più prime pietre da porre, navi da varare e fiere campionarie da inaugurare, sa quando ci vedevamo. C'è persino il nome di Silvio Berlusconi, un personaggio allora ignoto a molti, ma che ben presto gli italiani impareranno a conoscere. Passano i giorni e in molti si cominciano a chiedere se quegli elenchi siano completi. Da molte parti si sentiva dire: ma quello non è l'elenco completo, quello non è l'unica loggia segreta. In realtà bisognava stare attenti, perché tutto questo rendeva meno importante e meno solido il ritrovamento di della P2. Improvvisamente si accendono i riflettori su Gelli e si comincia a scavare più a fondo anche nel suo passato e soprattutto nel doppio gioco che avrebbe svolto durante l'occupazione nazista a Pistoia, quando da ufficiale di collegamento tra le truppe tedesche e i repubblichini collabora con i partigiani per la liberazione di 54 detenuti. Fu un giorno del 44 il quale, accompagnato da Licio Gelli, allora ufficiale di collegamento tra le truppe tedesche e repubblichine, fui presentato come ispettore di polizia. Venni qui, chiesi al direttore di visitare le celle, perché nel pomeriggio avrei dovuto portare dei partigiani e tra essi due famigerati comandanti. Questa era la scusa? Era la scusa, sì. Il pomeriggio alle 14 ci presentammo. E insieme, sempre accompagnati da Licio Gelli in divisa, con la macchina sua militare, e io avevo portato con me 5 uomini, i quali facevo passare come se fossero in divisa repubblicana. Giunti sul posto, chiesi al direttore di riunire tutte le forze che lui aveva a disposizione, tanto quelle repubblichine che gli agenti di custodia delle carceri. Quando furono riuniti nel piazzale, detti la parola d'ordine, dissi: ora ci siamo. Così gli uomini miei, che sembravano repubblichini, non erano che dei partigiani. Spianarono Mitra e si dette la resa.
un'abile mossa che gli garantirà l'immunità e gli frutterà pure un attestato di benemerenza del Comitato di Liberazione Nazionale di Pistoia. Il riconoscimento del Comitato di Liberazione Nazionale a Licio Gelli, io non so come sia avvenuto, so questo, che è stato rilasciato contro il mio e il parere di tanti altri, vero, che facevano parte del Comitato di Liberazione. Poi, il 28 giugno 1981, a causa del clamore suscitato dalla pubblicazione delle liste, il presidente del Consiglio Forlani è costretto a dimettersi ed è la volta di Giovanni Spadolini. Varato il governo Spadolini, stamane il Presidente del Consiglio ha portato al Capo dello Stato la lista dei ministri che nel pomeriggio hanno prestato giuramento al Quirinale. Per la prima volta nella storia un Presidente del Consiglio di un partito che c'aveva, non so, 3%, c'aveva pochissimo, insomma. Però Spadolini arrivò e promise che avrebbe sciolto la P2. Ma le scoperte destinate a sconcertare l'Italia non sono finite. Il 4 luglio a Fiumicino, malamente nascosto nel doppio fondo di una valigia sequestrata alla figlia di Gelli, viene ritrovato il piano di rinascita democratica. E il fatto che fosse così malamente nascosto ha lasciato pensare che forse in realtà lo stesso Gelli voleva che emergesse come strumento di ricatto. Bisogna considerare che era trascorsi pochi giorni dal varo del governo Spadolini. Il piano, attribuito alla mente di Francesco Cosentino, già segretario generale della Camera dei Deputati, viene scritto tra il 1975 e il 1976. L'obiettivo non è più il colpo di Stato. La strategia è più sofisticata. Una progressiva riforma dello Stato italiano da compiersi senza alcun coinvolgimento dei cittadini. Un diverso disegno di graduale svuotamento dall'interno della democrazia italiana. Non in modo frontale, ma con una occupazione dei gangli del potere che andavano rivitalizzati, questo è il termine che più volte ricorre in questo documento. I punti principali del piano sono l'occupazione dei mezzi di informazione, il dissolvimento della RAI in nome della libertà di antenna, la neutralizzazione dei sindacati e l'emarginazione del Partito Comunista Italiano, considerato il vero nemico da combattere. Un programma di cui Gelli rivendicherà la paternità fino a pochi anni prima di morire. Tra svaghi e preoccupazioni passa l'estate e il 23 settembre nasce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2. Per la presidenza viene fatto il nome di Tina Anselmi. Io ero felice perché sapevo, la conoscevo, sapevo che era una persona onesta prima di tutto e che avrebbe fatto il possibile per trovare tutto quello che si poteva trovare. Tina Anselmi è una donna forte e coraggiosa e non si tira indietro. Del resto non è nuova a compiti difficili. Da giovane è stata una staffetta partigiana e nel dopoguerra ha mosso i primi passi in politica nel Veneto cattolico, tra la fila della Democrazia Cristiana. Nel 1976 è la prima donna a guidare un ministero, quello del lavoro, e nel 1978 la sanità. Lei è stata già ministro del lavoro e ministro della sanità, ma questa è una prova molto importante. Sì, credo che sia più duro, più difficile questo incarico che non quello di fare il ministro. Il 9 dicembre 1981 la commissione si insedia a Palazzo San Macuto e da quel giorno Tina Anselmi sarà sempre lì a presiederla.
tutti i giorni, io ho avuto modo di seguirla, ho avuto modo di vedere come lei era capace di fare paura ai generali, quando era chiaro che mentivano, lei diceva ma lei non si vergogna, generale, cioè tremava, no? Di fronte a lei. Era più delicata, no, delicata è una parola sbagliata, era più guardinga quando interrogava personaggi del mondo politico, ma quello era comprensibile anche perché cercava di tirare fuori il più possibile. Nella commissione un ruolo di rilievo lo svolge sicuramente anche Massimo Teodori, allora esponente di spicco del Partito Radicale. L'Anselmi era una persona personalmente di grande rettitudine, su questo non c'è il minimo dubbio, però fu messa in quel ruolo per smorzare l'impatto di Gelli sul mondo politico. Perché chi più, chi meno, avevano qualcuno che era coinvolto nelle liste, coinvolto in operazioni di corruzione, perché Tangentopoli comincia lì. I testimoni sentiti dalla commissione sono centinaia. Il clou importante di tutti i testimoni fu l'audizione di Andreotti. Nessuno voleva che si facesse questa audizione. Io insistetti molto perché sulla base dei documenti della commissione, presenti nella commissione, c'era questo fatto che Andreotti, non che fosse il capo della P2, ma che il nome di Andreotti tornava continuamente, era quello che aveva nominato i capi della Guardia di Finanza della P2, che aveva nominato i capi dei servizi della P2. E quindi quello fu molto interessante per tutto. Andreotti diede più volte in escandescenze, a cominciare dal fatto che dice: io Gelli lo conosco appena, l'ho incontrato una volta nella fabbrica di materassi, mi pare Permaflex a Frosinone, non so dove, e poi lo rincontrai in Argentina alla inaugurazione della presidenza di Perón. Questo è tutto quello che io so di Gelli. Andreotti incontra Gelli in Argentina accanto a Perón e a quanto pare non batte ciglio, non se ne stupisce neppure. Questo certamente, se si stupì o non si stupì, non l'è venuto a raccontare in commissione. Gennaio 1982. Il Parlamento approva la legge che scioglie la P2 e introduce il reato che punisce l'associazionismo segreto diretto a influire sulle istituzioni. Sembra l'inizio di un'azione sempre più energica, determinata a non fare sconti a nessuno. Licio Gelli intanto è in fuga. Lo arrestano a Ginevra nel settembre 1982 mentre cerca di ritirare decine di migliaia di dollari da un istituto bancario. Una sua valutazione, l'arresto di Gelli renderà più facile o più difficile il vostro lavoro? Era comunque un obiettivo importantissimo per la nostra commissione e credo anche per l'autorità giudiziaria, perché è a Gelli che vanno rivolte molte domande ed è da Gelli che ci attendiamo molte risposte. Ma la sua detenzione durerà poco. 13 novembre 1982. Il governo cade per le tensioni venutesi a creare tra socialisti e democristiani. Qualche settimana prima Spadolini aveva respinto la nomina di Leonardo Di Donna, socialista e iscritto alla P2, alla presidenza dell'ENI. Gli subentra un governo di transizione guidato da Fanfani. Nell'agosto del 1983 è la volta del primo governo a guida socialista affidato a Bettino Craxi. In quegli stessi giorni accade l'impensabile. Mentre è in attesa di estradizione, Gelli evade dal carcere ginevrino di Chandollon. È evidente che il maestro venerabile ha potuto contare su una rete di insospettabili complici. La commissione d'inchiesta sulla P2 ha approvato oggi la relazione della presidente Anselmi, che tira le conclusioni di oltre 2 anni e mezzo di indagini sulla loggia segreta e ha in questo modo assolto il mandato affidatole dal Parlamento nell'autunno del 1981.
Il 10 luglio 1984 la Commissione chiude i lavori approvando a larga maggioranza la relazione presentata dalla Presidente Anselmi. In 3 anni la Commissione si è riunita 147 volte e 198 sono i testimoni ascoltati. Gli atti sono racchiusi in 120 volumi. Le conclusioni alle quali giunge la Anselmi è che la P2, si leggerà nel testo, ha costituito motivo di pericolo per la compiuta realizzazione del sistema democratico. Adesso ci sarà una valutazione del Parlamento e ci saranno anche le conseguenze operative che dovranno essere prese ai vari livelli, perché su questo fenomeno evidentemente non c'è solo una descrizione da fare, c'è soprattutto una iniziativa da prendere per estirparlo laddove esso si è annidato e ha danneggiato lo Stato, e anche per evitare che un fenomeno come questo debba nel futuro ripetersi, ecco, nella vita del Paese. La Anselmi ricorre a una metafora celebre per spiegare la P2, la doppia piramide. Per la Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, la loggia segreta sarebbe composta da una piramide con al vertice Gelli e con sopra un'altra piramide in senso opposto, che però non è stato possibile scoprire. Oltre alla relazione dell'Anselmi, sono presenti diverse relazioni di minoranza, ma è quella che porta la firma di Massimo Teodori a evidenziare le maggiori divergenze. La mia relazione è una relazione che dice la P2, Gelli e tutto il resto non destabilizzarono la politica italiana, ma erosero la democrazia dall'interno, cercando di stabilizzarla il potere illegittimo che stava dentro il potere legittimo. A distanza di anni, Teodori, pur confermando le gravi responsabilità della P2, non condivide l'idea di un unico disegno eversivo portato avanti da Gelli. Ma al tempo stesso riconosce la presenza di uomini dell'estrema destra legati a Licio Gelli in molti gravi episodi di eversione. Io dico che nel periodo degli anni 70 ci sono stati tutta una serie di episodi di importanza diversa, che in una serie di questi episodi c'è del personale criminale, soprattutto di estrema destra, ma non solo di estrema destra, il quale partecipa a questi episodi con la spinta probabilmente di Gelli. Tra questi fatti, il più grave è certamente il ruolo svolto da Gelli nel depistare le indagini sulla strage di Bologna e per il quale è stato condannato insieme a dirigenti dei servizi segreti. Licio Gelli muore a Villa Vanda il 15 dicembre 2015, all'età di 96 anni. L'uomo che per lungo tempo ha tenuto in scacco la vita politica italiana ha trascorso gli ultimi anni della sua esistenza scontando le condanne agli arresti domiciliari. Si era consegnato alle autorità nel 1987, dopo anni di latitanza in Sud America. Rimangono molti misteri irrisolti e ancora oggi ci chiediamo fino a che punto la vicenda della P2 abbia pesato sull'Italia di questo nuovo millennio. Ma chi fu davvero Tina Anselmi, la presidente della commissione P2? Era stata una partigiana con il nome di battaglia di Gabriella, e poi era stata una donna molto importante nella storia anche delle donne nella politica italiana. Nel 1975 era stata inviata come rappresentante dell'Italia alla conferenza mondiale delle donne di Città del Messico. Nel 1976 era stata il primo ministro donna nei governi presieduti da Andreotti. Era stata ministra prima del lavoro, poi della sanità. Sua era la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ed era diventata così importante come presidente della commissione P2 che nel 1992, quando si doveva eleggere il Presidente della Repubblica, poi fu eletto
Oscar Luigi Scalfaro, ci fu un forte, grande movimento d'opinione che proponeva che fosse Tina Anselmi la prima presidente donna della Repubblica Italiana.